Mister Luigi Squillante, era il primo test stagionale ufficiale per questa battipagliese. C'è da lavorare? Ma sì, ma io l'ho detto prima e lo ripeto, io sono super contento di come è andata la gara oggi. Veramente non c'è uomo più felice al mondo di come ho visto la mia squadra oggi. Sinceramente ho visto una buona squadra e per quello che noi dobbiamo fare, un campionato di tranquilla salvezza, penso che ci possa riuscire con calma e con abbondanza proprio di tempo. Tanti dicono che il calcio d'agosto è ben poco indicativo, ma per il girone H, lei lo conosce bene il girone H, ma la Cavese come la vede per quel tipo di girone? No, beh, la Cavese comunque è una signora squadra, è una squadra con giocatori importanti, con nomi importanti, però in quel girone c'è da lavorare. A me piace parlare delle mie squadre, sinceramente quando si perde non dobbiamo deprimerci, perché anche se il tifoso alla fine è quello che vuole sempre vincere, noi dobbiamo capire che la nostra squadra è nuova di 9 undicesimi. 9 undicesimi, dove oggi c'erano parecchi ragazzini in campo, che io li ringrazio, l'ho detto prima, abbiamo fatto una gran partita, rimane la prestazione. E la cosa negativa è il risultato, ma dato che il risultato conta nel calcio, diciamo che oggi ci è andata male, ma solo per il risultato, perché il secondo tempo ho visto una grande battipagliese, il primo tempo abbiamo fatto 7-8 palle gol, è sotto gli occhi di tutti, non mi invento niente, fermo restante che comunque dall'altra parte c'era una squadra importante dove sapeva quello che voleva e sapeva gestire al momento opportuno. Dopo l'autorete parlo, io ho avuto un po' di vita facile, poi dopo non ho visto più altre squadre in campo tranne che la battipagliese. Che cos'è che non ha funzionato allora nel primo tempo? No, noi siamo prima dello svantaggio, penso che noi stavamo dettando i tempi e stavamo facendo noi la gara nonostante il vento contro. Era una partita equilibrata dove si poteva sbloccare con una punizione, un calcio d'angolo, però prima dell'autorete e dell'infortunio avevamo avuto tre palle, una con Giovanni Longobardi, un'altra con Leone a tu e tu e un'altra con Ragazzi. Di contro c'era stato un tiro di d'avanzo fuori, diciamo. Sì, sarà un po' retorica, ma mancava qualche giocatore oggi a questa partita. A me piace parlare dei presenti. Come mancava a me, mancavano pure alla Cavese. Quando quindi, al completo è un'ottima squadra. Io ho detto che al completo mi salvo a dicembre. Io faccio le sfide, nella mia vita questo faccio. Con me stesso faccio le sfide. Se questa è la squadra che ho visto oggi, io penso che ci divertiamo. Una squadra che ha messo veramente il cuore al di là dell'ostacolo, non perdendo mai l'equilibrio. E ci può stare che tu perdi con l'autorete contro la Cavese, insomma. Perché l'autorete poi si è un attimino passati. Però ripeto, voglio ringraziare i miei giocatori perché la prestazione che hanno fatto oggi e ringrazio la società che mi ha messo a disposizione questa bella squadra. Grazie. Per me è bella. Grazie.